accogliamo il ministro provinciale, il ministro generale che è venuto per portarci il saluto di San Francesco ed augurare a ciascuno di noi il perdono di Assisi. La cortesia ci dice che dobbiamo incominciare per dare il benvenuto a quelli che vengono da lontano. Quindi do il cordiale e fraterno benvenuto ai giovani che vengono di Croazia e della Bosnia Erzegovina. Draghi Flamasci, Dobrodošli, Gospodin Bandaomir, Sretan Badeseti, Rogendan, Mir i Dobro. Sapete che quest'anno la cifra di Croazia compie 20 anni, per quello l'ho dato il benvenuto e l'ho desiderato un buon compleanno. Rogendan. Anche voglio dare il benvenuto a quelli pellegrini di lingua tedesca. Willkommen. Frieden und Heil. Cari marciatori, carissimi amici tutti, il Signore vi dia pace. Benvenuti alla Porciuncola, focolare del perdono e della misericordia, dove ci accoglie la Vergine fatta Chiesa, la Madre del Bell'Amore e della Misericordia. Benvenuti a questo luogo così caro a Francesco perché dedicato a Maria, porta sempre aperta a colui che è misericordia e perdono. Luogo dell'anima, dove Francesco ha risvegliato la nostalgia del paradiso. Luogo pieno di bellezza, perché parla del grande amore di Francesco e Chiara per Cristo povero e crocifisso. Benvenuti alla Porciuncola. Tu sei bellezza. È il motto della marcia francescana di questo anno 2012. Tu sei bellezza, è l'esclamazione di Francesco dopo l'incontro con il crocefisso nel Monte della Verna. Tu sei bellezza, è l'esclamazione di Chiara, frutto della costante contemplazione del mistero dell'incarnazione e particolarmente della passione e morte del Signore Gesù. Tu sei bellezza, diciamo noi a una persona alla quale amiamo. Che bellezza, diciamo tutti, di fronte a un paesaggio piacevole, a un fiore, a un fenomeno naturale straordinario e che si presenta bello al nostro sguardo, o di fronte a un quadro o a un pezzo musicale magistralmente interpretato. La bellezza, cari giovani, rivela l'inesorabile nostalgia dell'uomo per la verità, la giustizia e il bene, cioè
risveglia la nostalgia di Dio. Per questo l'esperienza della bellezza è fondamentale nella vita dell'uomo e della sua cultura. In questo contesto Dostoevskij afferma: l'umanità non potrebbe vivere senza la bellezza. E il Papa Benedetto XVI ne dà la ragione in un discorso che ha fatto agli artisti, quando afferma: l'esperienza del bello, di quello che è autenticamente bello, di quello che non è effimero né superficiale, non è qualcosa di secondario nella ricerca di senso e della felicità, bensì, continua a dire Benedetto XVI, ci porta ad affrontare in pienezza la vita quotidiana per liberarla dall'oscurità e trasfigurarla, per farla luminosa e bella. La bellezza, cari giovani, riempi la vita di gioia, e direi che riempi di vita l'esistenza umana. La bellezza ci pone in cammino, e quando la stanchezza, la routine fanno atto di presenza nella propria vita, la bellezza ci ridona speranza e forse di vivere fino in fondo la propria esistenza. Ecco perché la bellezza, come diceva Benedetto XVI, non è un elemento secondario nella vita di una persona, particolarmente dei giovani. Ecco perché abbiamo bisogno di cercare e trovare la bellezza. Ma di quale bellezza stiamo parlando? Sotto gli occhi di tutti sta l'inesauta ricerca della bellezza, ma non tutti la cercano dove si può veramente trovare. Tante volte la bellezza è ambigua e il bello può essere un inganno. Quanti soldi si spendono nella lotta contro l'invecchiamento e tutto ciò che non è patinato, piacevoli, di moda? Quanti soldi in creme, quanti sacrifici per mantenere la bellezza secondo i criteri di moda, quanti sforzi per mantenere un'apparenza che passa, quanti supermercati dell'effimero. Ma mille cornici non valgono il quadro. Se ne accorse proprio Sant'Agostino, il quale, dopo aver cercato la bellezza in tante cose, scoprì che l'autentica bellezza si trova solo in Dio. O bellezza, dice il santo, tanto antica e sempre nuova. Ed è lo stesso Agostino che ha capito che la bellezza non abita nella superficie e non si compra nei supermercati consumistici, ma abita nella cella del cuore. Tu, dirà Sant'Agostino, eri dentro di me e io ero fuori di me. E di questa bellezza, cari giovani, che noi parliamo, la bellezza che abita nel cuore di chi ama, la bellezza la cui fonte è Dio stesso, il bello e il buono per eccellenza, come ci ricorda San Francesco nelle lodi al Dio Altissimo. Cari giovani, tutti cerchiamo la bellezza, in noi stessi e negli altri, ma qual è la chiave che apre all'autentica bellezza? Pensando a San Francesco e a Santa Chiara,
una sola è la fonte della bellezza, l'amore. È l'amore che rende belli. San Giovanni afferma: Dio è amore. Ecco perché Dio è anche la fonte della vera bellezza. Ecco perché Dio è la bellezza. Contrariamente alla ricerca di una bellezza meramente statica, l'incontro estetica, l'incontro con la bellezza, la cui fonte è l'amore, ci mette in cammino, ci eleva dalle nostre miserie, ci strappa fuori dall'accantonamento del quotidiano e ci fa uscire da noi stessi per aprirci nell'estasi dell'innalzarsi verso Dio. Dostoevskij scrisse: la salvezza, la bellezza salverà il mondo. E questa è una frase molto citata, ma non tutti sanno che la bellezza della quale parla Dostoevskij è Cristo, un Cristo che profeticamente i salmi descrivono come il più bello tra i figli dell'uomo e allo stesso tempo colui che profeticamente pure viene contemplato da Isaia come colui che non ha apparenza né bellezza. È questo Cristo che hanno trovato Francesco e Chiara e del quale si sono profondamente innamorati fino a consegnargli la propria vita. Chiara, la pianticella di Francesco, scrisse in una delle sue lettere: nobilissima regina, guarda, considera, contempla, desiderando di imitarlo, il tuo sposo, il più bello tra i figli degli uomini, fattosi per la tua salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percorso e flagellato in tutto il corpo in molti modi, morente tra le angosce stesse della croce. Colui che è la bellezza, dice Benedetto XVI ancora, si è lasciato colpire in volto e sputato addosso, incoronato da spine. Ma proprio in questo volto, sfigurato dal dolore, appare la estrema bellezza, quella che salva il mondo, la bellezza dell'amore che arriva alla donazione totale, sino alla fine. L'autentica bellezza, quella che salverà il mondo, non può essere cercata e scoperta soltanto nella gloria del Tabor, ma anche nella figura sofferente del crocifisso. Cari giovani pellegrini alla Porciuncula, imparate a vedere la paradossale bellezza di Cristo crocifisso e allora incontrerete la bellezza della verità, della verità che salverà voi e con voi il mondo. Imparate a scoprire lo splendore della gloria di Dio, la gloria di Dio sul volto di Cristo. Cercate la bellezza nella sua profondità. Il cre tante volte presuppone il digiuno della vista, presuppone una percezione interiore liberata dalla mera impressione dei sensi, presuppone compiere il passaggio da ciò che è meramente esteriore verso la profondità della realtà, in modo da vedere ciò che i sensi non vedono. Cercate la bellezza, quella che proviene di Dio e che viene rivelata nella persona di Gesù, la bellezza che colmerà la vostra sete di bellezza, perché no, nessuno potrà rubarvela. Cari giovani, cari amici, buon perdono, buon cammino verso la bellezza.
che la regina degli angeli vi accompagni e custodisca sempre. Buona festa del perdono e benvenuti alla Porciuncula.